la deforestazione ha diversi impatti negativi sia sull'ambiente sia sull'uomo. Vogliamo provare a vedere uno di questi impatti con un piccolo esperimento. Abbiamo allestito due modelli diversi di suolo. Nel primo abbiamo simulato un suolo che possiamo definire nudo, cioè abbiamo messo soltanto del terriccio, dell'argilla espansa e della sabbia. Nel secondo invece abbiamo voluto simulare un versante boschivo di una montagna oppure un versante con i boschi di una riva di un fiume. In questo caso, oltre al terriccio e all'argilla espansa, abbiamo messo anche una piccola pianta da balcone. È importante che abbia delle radici già abbastanza fatte perché deve filtrare molto bene nel suolo. Cosa facciamo ora? Simuleremo una pioggia torrenziale utilizzando una caraffa d'acqua e vedremo l'acqua raccolta in questi due contenitori come cambia in base a se piove su un suolo nudo oppure su un versante boschivo. Proviamo. Comincio a versare l'acqua dalla caraffa. Ecco, abbiamo visto come effettivamente il terriccio si è spostato verso l'avanti e soprattutto possiamo vedere i sassi di argilla espansa che sono andati nella parte anteriore della bottiglia. L'acqua discesa è ovviamente sporca di terriccio e sicuramente non è potabile. Proviamo invece a fare la stessa cosa con il suolo che va a imitare un versante boschivo. Anche in questo caso comincio a far piovere. Come vedete ci vuole un pochettino più tempo perché l'acqua scenda e devo aiutare inclinando la bottiglia. Eccola qua. Come avete visto, i tempi sono molto diversi perché in un suolo in cui è presente della vegetazione, le radici aiutano l'infiltrazione dell'acqua trattenendola, ma soprattutto trattenendo una parte del suolo. Si vede infatti molto bene sia perché c'è meno acqua discesa nel contenitore, sia soprattutto perché ha un colore molto diverso. Questo non vuol dire che quest'acqua sia potabile, ma semplicemente che una buona parte del suolo è rimasta dove doveva stare. Che cosa vuol dire? Significa che in caso di eventi estremi meteorologici, cosa che tra l'altro accade sempre più spesso, la presenza di vegetali aiuta sicuramente ad evitare fenomeni tipo le frane o le colate detritiche. Soprattutto però è importante che ci siano piante diverse, perché stanno magari a livelli diversi o hanno le radici a livelli diversi del suolo, e piante anche di età differenti, quindi quelle più grandi, quelle più piccole. Quindi anche in questo caso la biodiversità può aiutare. Questo non significa che le piante da sole possano salvarci da qualsiasi situazione di emergenza, ma sicuramente un versante boschivo sarà più protetto rispetto a un versante invece lasciato nudo.